Ebbene sì, oggi parliamo di miglioramento in fotografia e questo è un canale, quello mio, appunto quella che definisco la mia casa, dove si parla di miglioramento in fotografia. E parliamo di miglioramento sapendo che poi regole rigide e regole che siano valide per tutti quanti non esistono e non esiste una ricetta per poter diventare Salgado, quindi ci dobbiamo mettere qualche cosina anche del nostro. Però un contenuto sul miglioramento secondo me era importante, perché io mi confronto spesso con le persone che vengono a Napoli Velato, oppure le persone sul canale che mi fanno i commenti, i miei amici della vita reale, quella quando cammino e non sono seduto nella mia casa, e in tantissimi casi io ho notato degli errori proprio di partenza. Credo che se sei entrato su questo video, evidentemente sei orientato al miglioramento. Credo che se sei iscritto a questo canale sei orientato al miglioramento. Ritengo che se non sei iscritto, evidentemente non sei tanto appassionato di miglioramento in fotografia. Io avevo il dubbio di partenza se parlare di miglioramento o di crescita. Sono due argomenti differenti. Per me il miglioramento è legato a un fatto tecnico e soprattutto ad una consapevolezza di quello che vogliamo quando creiamo immagini. La crescita è legata più che altro al rapporto con il nostro pubblico, quindi quanto noi cresciamo in termini di popolarità con le nostre immagini. Ho scelto il miglioramento perché poi in un altro video tratterò della crescita. Un secondo per presentarmi: io sono Francesco Verolino, sono uno street photographer napoletano. Devo dire con grande soddisfazione si sta cominciando a viaggiare e in queste ore io ho prenotato il viaggio con mio figlio a Marrakech, quindi vedremo qualche cosa di differente. Non sono mai stato a Marrakech, sono molto curioso, quindi cominceremo a girare anche al di fuori di quelli che sono i confini europei. La mia casa, io ti invito ad iscriverti se questi sono i temi che ti interessano e soprattutto a mettere un like a questo contenuto. Like e iscrizioni, inutile che ve lo dico, sono per noi creator, questa cosa mi fa ridere quando la dico di me, una cosa fondamentale. E però concentriamoci, focus miglioramento. Non esistono linee guida, non esistono molte volte ricette magiche, dobbiamo affidarci a degli elementi che in qualche maniera però dobbiamo conoscere. E allora io parlo della mia esperienza, vi dico cosa mi ha aiutato moltissimo nella crescita. Il primo punto è avere l'umiltà di mettersi in discussione. E questa non è una cosa da tutti. Io mi rendo conto, per esempio, quando vengono a Napoli Velata, vengono con determinate idee di come si fotografa e non hanno voglia di mettersi in discussione. È inutile dirlo, cioè parlare poi di una procedura che sbagliano oppure parlare di un approccio migliorativo è inutile, cioè non si discute. E infatti mettersi in discussione è al primo punto e noi molte volte lo dimentichiamo. Bisogna avere, secondo me, costantemente l'idea che quello che facciamo con la macchina fotografica, nel caso della street, quello che facciamo quando siamo per strada, oppure in altri generi la stessa cosa, non sia corretto. E questa cosa è fondamentale perché altrimenti noi non riusciamo in qualche maniera ad attivare un consiglio, un confronto critico con altri. Io dico che quando trovo fotografi che sono iperconvinti che quello che fanno è corretto, inutile dire che a quel punto io non fiato più, cioè non mi viene voglia di fargli fare dei ragionamenti che li portano in altre situazioni. E questa cosa, diciamo, secondo me è un peccato perché in molte situazioni si perde un'opportunità. Quindi mettersi in discussione è la prima delle regole, quella fondamentale, altrimenti se non mi mettete in discussione voi non avrete mai un miglioramento. Secondo punto per me fondamentale è quello del mentore. Chi è il mentore? Grazie della domanda. Il mentore probabilmente è un soggetto che al di là di quello che è l'aspetto tecnico giudichi dall'esterno, le guardi dall'esterno le nostre fotografie, ci dia anche dei consigli proprio, io non voglio fare riferimento al consiglio tecnico, direi quasi quello strategico, quello più soft, cioè cosa ti manca per poter migliorare. Allora, io vedo che al di là della procedura che si segue, molte volte quello che manca
è la consapevolezza che si è deboli su qualche cosa. Io ho trovato gente che, per esempio, dal punto di vista proprio tecnico, utilizzava la macchina alla perfezione, ottima post-produzione, ma quando si trattava di composizione era praticamente zero. E allora io cosa mi sforzo di fare? Di comprendere dall'esterno, ma ovviamente io non sono mentore di tutti, perché per quanto sia orientato al miglioramento e alla crescita delle persone che interagiscono non solo sul canale ma tendenzialmente con me, devo dire la verità, il ruolo del mentore è un ruolo impegnativo, perché il formatore limita il proprio tempo che impiega ad una determinata persona per un certo numero di ore o di giorni. Il mentore invece è qualcuno che deve seguire e che quindi diventa quasi, termine che neanche a me piace, un coach, cioè una persona che individua il punto debole e prova a far migliorare una persona su quel punto debole, e poi dopo condivide con quella persona magari un obiettivo. Il mentore è una figura fondamentale, ma non parliamo soltanto dell'aspetto fotografico, io voglio dire proprio delle scelte di vita. Io ho avuto nella mia attività di consulenza aziendale, ho avuto un mentore che mi ha raddrizzato le ossa e mi ha fatto capire tante cose che facevo sbagliate, proprio strategiche, ma mi ha messo su strada e poi mi ha dato tantissimi consigli di vita. Era più grande di me. Nella fotografia ovviamente l'ideale è questo, ma mentre mettersi in discussione è un fatto nostro, personale, e quindi dobbiamo avere soltanto la motivazione e poi l'approccio giusto a noi stessi, e quindi dire guarda, forse tutto quello che hai fatto fino ad ora lo devi prendere, lo devi buttare e devi ricominciare da capo. Col mentore è più difficile, perché individuare la persona che ci prenda tra virgolette a cuore, che quindi in qualche maniera ci affianchi in quel percorso, diventa molto molto difficile. Uno degli aspetti, e veniamo al terzo punto, che secondo me è fonte di grande miglioramento, è l'attrezzatura. Allora, io ora chi mi segue sul canale dice come? Ma fino ad ora hai detto che non si migliora cambiando la macchina fotografica. Allora, io non parlo di quella tipologia di attrezzatura, cioè non parlo della macchina fotografica, perché voi sapete, se prendete ora Panasonic, la G6 rispetto a GH6 rispetto alla GH5, io vi dico, se non sapevate utilizzare la GH5, con la GH6 fate solamente casino. E questo in generale è sempre così. Ma uno degli aspetti, secondo me, fondamentale è che esiste un collaterale che di solito i fotografi ignorano. Migliaia di euro investiti in corredo e poi magari non si compra un monitor che sia un monitor fotografico, quindi che abbia una taratura, che abbia un'ampiezza della gamma di colori giusta. Io ho cambiato il mio modo di fotografare nel momento in cui ho preso un monitor fotografico. Molte mi diranno, scusami Francesco, ma tu scatti per lo più in bianco e nero, le tue fotografie sono in bianco e nero. Sì, però la luminosità esatta, anche il fatto di visionare la fotografia in RAW e a colori in un certo modo, e poi comunque anche io realizzo fotografie a colori, a me piace molto il colore, l'utilizzo quando è significativo, però tante mie fotografie sono a colori. Ed è uno degli aspetti, perché io vi direi dall'altro lato, ok, fondamentale secondo me è la tavoletta grafica, per esempio, per accarezzare le nostre fotografie quando facciamo la post-produzione ci vuole la tavoletta grafica. Dà precisione, dà ovviamente un dettaglio differente, non serve soltanto per entrare nelle regolazioni di base, magari in Photoshop, Lightroom o qualcos'altro, ma serve quando dobbiamo intervenire proprio sulle zone delle nostre fotografie. È uno degli aspetti che ci fa fare un salto in avanti. Ce ne sono tutti i prezzi, tutte quante le situazioni, sicuramente si va avanti. Miglioramento? Ma voi immaginate cosa può voler dire per un fotografo che scatta, che post-produce sul monitor, cosa può voler dire avere anche una stampante? È ovvio, diventa un discorso più complesso, si entra in altre tecniche, però quella rispondenza dell'immagine è un qualche cosa che è un po' come entrare in camera oscura e quindi andare a sviluppare e stampare le proprie fotografie. Secondo me è un aspetto molto importante, è un passo che io ancora non ho fatto ma che ho intenzione di fare. Vado ora dallo stampatore e quindi mi faccio stampare i miei scatti, però devo dire
anche avere un qualche cosa di non gigantesco ma di giusto, anche se il costo è maggiore, però dà ovviamente una consapevolezza differente, perché possiamo fare delle prove che ci fanno comprendere noi poi che cosa dobbiamo fare, ed è una disciplina a parte, ma secondo me molto importante anche proprio per chi fotografa. E così tante altre cose. Io sono uno di quelli che dice: guarda, meno peso porti appresso, più chilometri fai. Vi devo dire, è fondamentale, secondo me sì. E quindi anche quando parliamo di attrezzatura come scarpe, come per esempio un'altra cosa, le tracolle o le cinghie, gli zaini, sono tutti quanti aspetti che in qualche maniera comportano un miglioramento nel momento in cui abbiamo quella tipologia di attrezzatura giusta. È ovvio, dobbiamo fare delle scelte consapevoli, perché in questo budget da dividere, no, tra tante cose, evidentemente non bisogna investire tutto, dobbiamo pensare anche ad altro, e poi vedremo. Quarto aspetto orientato al miglioramento. Allora, la formazione e sicuramente le fonti informative. E quando dico questo aspetto per me, io devo dire, è critico, è fondamentale. Io mi ricordo, vi dico una cosa che probabilmente è pertinente con la fotografia, quando sciavo, perché sciavo anche io, anche non male, e c'è stato il cambiamento, quindi parliamo di un'era fa, tra gli sci normali e poi quelli sciancrati, quindi col carving, quindi una tecnica di sciata completamente differente. Io ho fatto un anno che sono andato in montagna senza prendere le strutture. L'ultimo giorno, un maestro di sci all'ultimo giorno aveva capito che io stavo facendo l'ultima discesa, mi disse: guarda, un consiglio, non vai male, ma tu devi prendere un maestro. Io gli dissi: guarda che io sto andato scendendo giù. Sì, ma l'anno prossimo, prima di mettere sugli sci e fare delle cose che non devi fare, prendi un maestro. E quindi è giusto, è ovvio che noi in alcune attività, dico sempre la chitarra, se non abbiamo il maestro non suoniamo. In altre attività come la fotografia non è proprio così, perché basta che abbiamo una macchina fotografica e in qualche maniera facciamo un click, vediamo l'immagine e pensiamo che sia giusta magari quell'immagine. Ma diciamo nella fotografia ancora di più, poiché è una forma di cultura, è una forma di arte, quindi c'è un elemento soft e c'è soprattutto un elemento tecnico, più elementi tecnici. Vi invito ad andare a vedere il video sugli elementi, sulla tecnica, sulle tecniche avanzate e cosa vuol dire la tecnica avanzata. È ovvio che la fotografia, a maggior ragione, richiede dei formatori, e dei formatori devo dire qualificati, perché i tempi ISO e diaframma ne è pieno il mondo, ma le informazioni che servono sono, dal mio punto di vista, di tutt'altra natura, e non si può fare a meno in alcuni momenti di affidarsi, secondo me, a dei formatori che entrano in argomenti specifici e che in qualche maniera comportano appunto il miglioramento in fotografia. Allo stesso modo le fonti, anche le fonti devono essere selezionate. Io vi devo dire che in rete molte volte trovo delle cose che sono proprio sconguassate completamente. E allora un altro dei miei contenuti era sulla selezione, e non avevo inserito questo: selezionate le fonti informative, perché non sono tutte quante uguali, non sono tutte qualificate, non tutto va bene per tutti, e questo è un aspetto secondo me molto molto importante. Se vi capita, avete un po' di voglia, ora per esempio con l'estate diventerà forse anche un po' più facile perché siete un po' più liberi in ferie, se andate a vedere il Master of Black and White che ho realizzato e che è disponibile come playlist sul canale, seguite l'ordine di tutto quanto, io in quel master ho voluto dare tutte le informazioni che avevo relativamente al bianco e nero. Poteva essere migliore sicuramente, ma io comunque le ho date e le ho rese disponibili, perché secondo me per molti il bianco e nero è un aspetto importante, e quindi ho curato particolarmente quei video. Devo dire, alla fine sono venuti bene, mi è venuto voglia. Ora sto preparando, e credo sarà molto interessante, il Master of Composition, che sono quasi alla fine, verrà pubblicato sicuramente prima dell'estate, credo nell'arco di una decina di giorni. Ma in quel caso sono 21 argomenti, 21 lezioni studiate, pensate proprio per mettere nella condizione di usare delle tecniche di composizione dinamica, quindi non la composizione della regola dei terzi,
ma mettere le persone in quella condizione. Quindi ovvio, sono i miei, io vi direi seguite il mio canale, iscrivetevi, perché qui prendete fonti di miglioramento. Ovviamente io non sono l'unica fonte, l'unica sorgente, ce ne sono tante altre, come del resto altre sorgenti che forse sono, io paradossalmente dico, meno vive. Cioè qui tra di noi c'è una grande dinamica, almeno per come vedo io il canale, per cui ad una domanda io provo a dare una risposta e do una risposta a video, do una risposta online nei commenti. È ovvio che su un libro diventa più difficile, ma tantissimi sono i testi e i libri che parlano di fotografia in una maniera che è qualificata. Quindi fonti di tutti i generi, ordine e grado, questo per me è un elemento fondamentale. Come del resto io vi direi anche le fonti di ispirazione, andare a visionare, a conoscere con mostre su Instagram, dove volete voi, oppure sui loro siti direttamente, gli autori, in qualche maniera vi fa comprendere la loro biografia, la loro storia, vi fa comprendere cosa vuol dire la loro fotografia, vi fa comprendere la loro modalità di composizione, vi fa comprendere tante cose. E questo è un fatto fondamentale, quindi oltre alla formazione ci sono libri, ci sono canali YouTube oppure corsi di formazione specifici in e-learning, quindi in formazione a distanza online, oppure appunto quelli che possono essere altre tipologie di fonti informative o di ispirazione, appunto come Instagram. Veniamo all'ultimo punto, quello che in qualche maniera è in questo budget generale, no? Io da economista devo budgetizzare tutto, allora dico presupposto e mettersi in discussione, perfetto. Poi dopo ci sono delle cose, trovare un mentore, ragazzi, è fondamentale. Avere attrezzatura giusta e saperla utilizzare è fondamentale, ci fa migliorare, non c'è niente da fare. È un fatto secondo me importante, ma non perché ci dà nuove performance, perché ci fa comprendere determinate cose. La formazione è fondamentale, inutile, se facciamo soltanto formazione è fine a se stessa, è finalistica, si entra in un concetto di performazione, quindi va bene, ma quello che poi realmente serve per il miglioramento, che è legato a tutto quanto il resto, è sicuramente il tempo, è sicuramente le uscite fotografiche che si fanno, che devono essere qualificate, mirate, lo dico sempre sul mio canale, devono essere mirate, non fate cose sommarie e approssimative come quando fanno i POV nei vari video che si mettono là e fanno le raffiche, no, pensate allo scatto. Va bene uno scatto per ogni volta, magari per fare quello scatto ne avrete fatti 70-80, ma uno scatto è perfetto, tornare a casa con uno scatto è importante, è perfetto, cioè non ci serve niente di più. E poi soprattutto viaggiare, io dico le uscite, ovviamente i viaggi rientrano nelle uscite, io sono un amante dei viaggi, non della vacanza. Nella mia vita ho poco avuto bisogno di vacanze, cioè non sono un vacanziero, a me non piace stare al mare sdraiato, a me piace effettivamente fare delle cose. Il viaggio è conoscere, apertura mentale, è vedere e conoscere altre persone, altre situazioni, altre realtà, altre culture. E io dico sempre, se tutti viaggiassero nel mondo non ci sarebbero le guerre, purtroppo non è così. Molti potrebbero dire sì, ma io per condizione familiare non lo posso fare, tutto il resto non è un problema. Ok, allora le uscite devono essere qualificate. Deve essere qualificato quel tempo che noi diamo alla fotografia. E in questo budget generale deve rientrare tutto e poi deve rientrare l'esercizio. E io aggiungerei, no, quasi una 5 bis, quindi quasi come se fosse un altro elemento aggiuntivo. Sappiate che voi non potete sperimentare e fotografare contemporaneamente. Voi, se state approfondendo una tecnica o state valutando magari un tipo diverso di fotografia, dovete sperimentare. Per arrivare a fare le fotografie ci vuole tempo, quindi sperimentate e alternate uscite fotografiche. Uscite fotografiche e sperimentazione. Se ogni tanto mettete qualche viaggio, e io vi dico, non è detto che bisogna andare all'altro capo del mondo. Alla fine io sono convinto che quello che troverò a Marrakesh lo trovo anche a Napoli, tanto per dire. Però che io ho la necessità di conoscere un'altra cultura. Allora ragazzi,
credo che se parliamo di miglioramento su queste 5.1 bis direttrici, secondo me in qualche maniera, da qualche parte ne arriveremo. In quanto tempo? Ma questo dipende da voi, da quanto investite, da quanto ci credete e soprattutto da quanto vi mettete in discussione. Allora, io per ora vi saluto, è un fine settimana di giugno, quindi ci vedremo prossimamente. Se riesco, ma è una promessa, domenica, lunedì sera voglio fare la diretta prima di partire, martedì partirò e quindi starò 8 giorni fuori e forse farò un'altra diretta, non ci sono riuscito con Londra, ma in questo caso lo voglio fare e vedremo che scatti andremo a realizzare io e Matte. Ragazzi, a prestissimo, io vi porto con me nel cuore a Marrakesh, ve lo dico già da prima perché senza di voi io non riesco a stare più oramai e quindi verrete veramente insieme a me, probabilmente faremo anche un contenuto insieme e sperando che poi vi piaccia e sia di vostro interesse. Like, ciao, grazie mille.